Allora, ragazzuoli, tutto bene? Tutto a posto? Amici napoletani, guagliù! Tutto bene, eh? Tutto bene? Ok, avete vinto finalmente? Vi è passata un po'? Dai! E voi invece? Prescritti, cartonati! Voi come è andata, eh? Vedete? 5 a 1 il derby, 5 a 1. Vedete come si fa presto però, eh? Basta una partita e si fa presto, eh? Questa è la dimostrazione. Comunque rimanete più forti, ora avete anche il nuovo acquirente che vanno comprato e sarete imbattibili. Allora, Cagliari Milan. Va bene. Solo una constatazione amichevole che la devo fare. C'è un giocatore che non mi convince, che ha potenzialità incredibili, è dotato fisicamente, ma che sta faticando secondo me ad entrare negli organismi del gioco, nei movimenti, negli schemi, ad amalgamarsi con la squadra. Ed è Chakwese. Allora, io vorrei ora essere ignorante, ma a me, con quel pallone, tutto un saltellà, è tutto un intricarsi, è tutto un casino, fa un parapiglia, nemmeno una palla di toppo. Avete presente? Ecco, sembra un galletto, con quei dread che si muovono a vento. Sembra un galletto pugliese, hai visto Galletti? Con quelle zappette, con quel pallone non salta, no, non riesce ad andare a tirare, non va sul fondo. Secondo me deve migliorare tanto. Galletto pugliese lì. Perché è ancora. Ed è lui sgambetta, ha fatto il lavorato nel campo dalle buche, nemmeno se ci sono passati in branco di cinghiali a ruzzolare, a sgrufà. Comunque, ragazzi, la partita si è tenuto noi. Il gioco dalla parte del manico, l'1-1 e l'1-0 di Zito Luvumba, è capitato con errore difensivo quando sei davanti sotto porta che giochi, proprio possono succedere. È successo ad lì, e poteva succedere, anzi, è successo anche ad altri in passato dei nostri. Poi sì, tra fortuna con l'errore del portiere del Cagliari, e poi insomma la voglia che è. Comunque siamo riusciti a rimontarla e chiuderla bene con un 3-1 e amministrarla. Il gioco non è che si veda tanto, devo essere sincero. Tutto si può dire di Pioli, ma che riesca a dare un bel gioco, un gioco, un'ideologia di gioco, io non riesco a capirla qual è. Però si vince, anche non brillando, concentrati, va bene. Proviamo perlomeno sempre. Poi vi dico una cosa, questa sera, con il Cagliari di Ranieri, non pensate che era tanto semplice giocare a pallone. Avete visto, sì, come erano posizionati in campo e come coprivano tutti gli spazi? Ecco. Non è stato tanto semplice, te credetemi. E poi come ripiegavano veloci. Cioè, noi siamo stati lenti, perché siamo stati lenti nelle ripartenze. Lo stesso Adli, che però a me mi è piaciuto come ha giocato, perché l'ho visto io. Sono contento per lui. Eravamo lenti nelle ripartenze e loro bravi a ripiegare. E non è semplice quando giochi così. Ti chiudevano tu ogni via te la chiudevano. Abbiamo fregati con quella papera del portiere, quello schema sul calcio d'angolo che siamo stati imprevedibili. E lì è stato un bello schema, bello, bravo, anche preparato bene dal mister. E niente, non era semplice, si è visto, non guardate il risultato. E insomma siamo lì, abbiamo riagganciato i prescritti, ragazzi, devi essere contenti. Tomori, quest'anno è partita alla grande, malgrado l'espulsione di Roma. Sportiello da sicurezza, Ciao sta crescendo piano piano. Da davanti Okafor, tecnicamente secondo me è incredibile, è come si muove tra gli spazi. Pulisic ci ha dato tanto una mano al ripiegamento, il lavoro sporco. Reinders è un palleggiatore, uno che ha visione, ha calma. Riesce a fare le giocate, non farsi prendere mai dal panico e anche fare delle imbucate col pallone incredibili sui movimenti dei compagni di squadra. Dai, mi essere contenti, io lo sono, voi? Dai, forza Milan, ci prepariamo per la prossima. E ora si va tutti a casa, ok? Ciao, forza diavolo.